Ciao a tutti amici di Tecnoandroid, siamo ancora a Barcellona e questa volta ci troviamo di fronte al fratello maggiore di Samsung Galaxy S9, quindi dei due dispositivi quest'oggi presentati, è Samsung Galaxy S9 Plus, sostanzialmente identico anteriormente, cambia il design nella parte posteriore. Mettiamolo sotto la luce così è possibile vederlo meglio. Che cosa cambia? Rispetto al passato è presente la doppia fotocamera messa in maniera verticale stile semaforo di iPhone X. Troviamo poi ancora il sensore delle impronte digitali sempre nella parte posteriore, posizione leggermente più comoda rispetto al passato, ma comunque ritengo ancora sostanzialmente scomoda. Abbiamo l'ingresso sempre USB Type-C 1, ancora l'ingresso da 3,5 mm per le cuffie, altoparlante sempre nella parte posteriore, i due tasti laterali, questo è per la fotocamera, pulsante per il volume, pulsante accensione e spegnimento, naturalmente l'alloggio per la micro SD, questa volta espandibile fino a 400 GB, ricordiamo che è l'unico smartphone al mondo a dotarsi di una capacità di espansione del genere, e poi sostanzialmente anche la possibilità di inserire la nano SIM. Vediamo più nello specifico anche il display di questo dispositivo, che è protetto da un pannello Corning Gorilla Glass di quinta generazione, e poi vi è la certificazione IP68, quindi garanzia quasi assoluta di copertura contro polvere ed acqua. Il display è bellissimo, come sempre è un display Edge Super AMOLED da 6,2 pollici con un screen to body ratio di 84,2 pollici, è migliorato rispetto al passato, sono ancora presenti questi piccoli bordi, però sostanzialmente il rapporto continua a migliorare anno dopo anno. La risoluzione è 2K, quindi quad HD, display è un rapporto 18 quinti noni, quindi 18 diviso 5 diviso noni, 529 ppi di risoluzione, naturalmente presente anche il 3D Touch. Andiamo a vedere il sistema operativo montato su questo Samsung Galaxy S9 Plus, che poi è vero must di questa presentazione. Naturalmente, come per il fratello minore, è presente la TouchWiz in versione 9.0 e la versione del sistema operativo è Android Oreo 8.0. Il processore che monta questo dispositivo è un Exynos 9810, un octa-core da 2,4 GHz, questo almeno per il modello europeo. Il modello invece cinese e USA avrà naturalmente lo Snapdragon 845. A livello di prestazioni più o meno siamo lì, sarà più che altro una scelta dal punto di vista della produzione degli stessi processori che avrà fatto Samsung. Per quanto riguarda poi la GPU, è una Mali G72, un Adreno, quindi 630 per quanto riguarda Cina ed USA. I tagli di memoria a disposizione sono 64 e 128 GB. Andiamo a vedere anche la memoria RAM del dispositivo in app, advanced, no vabbè dai, non la, ecco qui, battery memory 1,8 GB free, anzi 3,3 GB su 6 GB, il modello invece di S9 ha solo 4 GB a disposizione. Andiamo poi a soffermarci sulla camera posteriore dual da 12 megapixel più 12 megapixel, apertura straordinaria di f. apertura focale da 1,5, face detection, ottica OIS, naturalmente il flash LED. E che cosa è cambiato rispetto al passato? La possibilità di registrare video non solo su questo nuovo modello ma anche sull'S9 normale in full HD a sempre a 60 fps, ma anche in HD a 960 fps, quindi un vero super slow motion. La camera anteriore ha un'apertura focale 1.8, andiamo a vederla dal vivo direttamente, subito andiamo qui, ed è da 8 megapixel. Salutiamo Emilio. Vediamo anche la velocità di scatto, magari molto buona come nei modelli precedenti.
Per quanto riguarda il Bluetooth, infine versione 5.0, è presente ancora la scansione dell'iride e la batteria questa volta è da 3500 mAh. La commercializzazione sarà già in Italia a partire da metà marzo e infine i colori a disposizione saranno il Midnight Black, il Color Blue, qui Coral Blue, quindi il blu sostanzialmente, il Titanium Grey e il Purple, quindi la colorazione fucsia, che è disponibile, magari la possiamo far vedere subito lì in fondo, ce l'ha la signorina in mano. Il prezzo non si sa ancora, però resteremo aggiornati, vi terremo aggiornati non appena avremo notizie. Un saluto a tutti da Barcellona, è tutto, alla prossima Gianluca.